Ciao a tutti ragazzi, siete sintonizzati sul canale di Gabbro TV, io sono Gabri e oggi siamo di nuovo qua su Clash Royale. Ormai lo chiamo sempre così sto gioco. Allora, come potete vedere prima di tutto, potete vedere due cose. La prima è che sono finalmente in Arena 6, madonna. In Arena 6 di poco, perché sono a 1703 trofei e per andare in Arena 6 ci vogliono 1700 coppe. Quindi sono in Arena 6 di poco. La seconda cosa, anche l'avrete già letto anche dal titolo, sarebbe questo. Oggi si fa uno spacchettamento, perché io ci ho messo 3 anni per raccogliere tutte queste casse e ho resistito alla tentazione di aprirle, perché chi lo sa, potremmo trovare la leggendaria. Comunque, diciamo che questo sarà uno spacchettamento senza spendere soldi, come già avete letto dal titolo. Non sarà uno spacchettamento come questi dove si spendono soldi, ma in compenso si hanno bauli buonissimi. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, possiamo andare. Allora, prima chest, l'accesso omaggio. Ci troviamo la Tesla la uso tantissimo. Poi, qua, oro. Gemme, ottimo. Mini pecca e scarica. Ah, ok, fantastico. Poi, baule d'argento. Questo, oro, Tesla e fornace. Buono, non l'avevo. Secondo baule d'argento. Oro, cannone e orda di sgherri che uso. Poi, nel terzo baule, oro, frecce e domatore. Fantastico. Poi, nel baule d'oro abbiamo oro. Nel baule d'oro abbiamo l'oro, il cavaliere, il bombarolo, il mini pecca. E credevo che uscisse un'epica, vabbè, non importa. L'ultimo, ragazzi, per la maggior parte, la crown chest. Spero di averla pronunciata bene. La cesta della corona, il baule della corona. Abbiamo un sacco di oro, un sacco di gemme. La zap che uso tantissimo. Il cavaliere che uso tantissimo. Il domatore. Sì, vai, che la, diciamo, la utilizzavo. Vabbè ragazzi, almeno un'epica. Ah no, che okay, la uso, non mi ricordavo. Quindi dopo questo spacchettamento direi di potenziarci. Ovviamente il video non finisce qua, cioè vi parlo delle partite. Potenziamoci anche l'orda di sgherri che uso. Quindi otteniamo esperienza. E poi il cannone non ce lo potenziamo. Il mini pecca lo voglio potenziare perché è forte. Il domatore anch'esso lo voglio potenziare. E abbiamo sbloccato la fornace. Quindi direi che da questo spacchettamento non abbiamo trovato granché. Però diciamo che abbiamo trovato cose buone. E stiamo tra l'altro per arrivare a livello 6 di esperienza. Quindi senza perdere altro tempo, con questo deck, che è un deck buonissimo, che lo ammetto, non l'ho fatto io ma l'ho copiato da uno, cioè l'ho visto su internet, perché ragazzi ero in Arena 6 anche off camera, cioè sono arrivato in Arena 6 off camera, ma diciamo che poi sono risceso in Arena 5 perché le perdevo tutte. Infatti ragazzi, guardate qua, a parte queste tutte vittorie da quando ho iniziato a usare questo deck, questo. Però prima le perdevo tutte. Defeat, victory, defeat. Vabbè, sconfitta. Ragazzi, tutte sconfitte erano. Quindi ovviamente ho sclerato come un pazzo. Ma adesso, senza perdere tempo, per la seconda volta, possiamo iniziare. Quindi, vediamo se siamo fortunati. Perché io finora con sto deck non ho avuto problemi. Ho sempre vinto o pareggiato. Ora che inizio a registrare, secondo me perdo. Ma ho questo presentimento. Wow, ma wow di cosa? Non ho fatto niente. Allora, se avessimo avuto la Tesla adesso potevamo piazzarla, ma non l'abbiamo avuta. Ok, questo tizio butta la strega. Io butto il moschettiere dall'altra parte, così magari vediamo se riusciamo a fargli danno. Ovviamente no, perché il tizio è stronzo. Allora, facciamo qua. No, non mi ha targhettato la torre, vabbè, non importa. Allora, ci ha fatto danno, ma non tanto. Allora, facciamo. Aia. Ok, mettiamo gli scheletrini al 2. Ok. No, mago, ammazzatelo subito. Ok, bravissimi goblin. Adesso piazziamo subitissimo la Tesla, che è molto utile. Allora, e tra l'altro la Tesla non può essere colpita da palle di fuoco perché non subisce danno, perché
c'è un segreto che ho scoperto su Clash Royale, che praticamente questo segreto dice che la Tesla quando è sottoterra non subisce danno, cioè nel senso non può subire danno. Vai moschettiere, ammazzami la strega, bravissimo. O bravissima, dipende, perché il moschettiere è femmina. Ok, beh, sti sgherretti. Allora, non capisco perché questo tizio mi ha messo i tre sgherretti così all'attacco, nonostante io avevo i goblin ancora in vita. Raga, solo adesso mi sono reso conto che questo tizio è di livello 8. Mi sono reso conto che è di livello 8 da vedendo che i goblin morivano con una freccia. Cioè, ma veramente, ma Clash Royale mi vuoi fare perdere? Ed è 1707 coppe, quindi questo qua quanto è scarso per essere arrivato in arena 6 con il livello 8 di esperienza? E raga, l'ho piazzata male perché non l'ho piazzata al centro. Allora, adesso facciamo la combo, non è vero, stavo scherzando. Praticamente la combo di questo deck sarebbe 4 barbari più orda di sgherri. Ma il problema è che io non posso... Che palla, aiuto. Qui la strega mi fa danno, tanto danno. Quindi le mettiamo barbari qua, sgherri qua. Ti prego, non devi ammazzare tutti. Ok, fantastico, fantastico, fantastico. Arrivano in torre, arrivano in torre, arrivano... Non arrivano in torre! Ragazzi, che schifo. Vabbè, tra l'altro sono giustificato perché mi ha messo... Ho sbagliato. Mi ha messo contro un tizio che è di livello 8. Ma stiamo scherzando? Cioè, Clash Royale è dato in arregolato. Cioè, dico, il matchmaking deve essere un giusto matchmaking. Qui mettiamo un'altra. Vabbè, semmai la pareggiamo questa qua, perché a vincerla non ci riusciamo. Poi il moschettiere vai. Che palle, ma manco mi fai far danno col moschettiere. Ma veramente, questo qua vuole vincere a tutti i costi. Io ho questa impressione. No. Ragazzi, la zappa contro l'orda di sgherri è troppo... No. Non va bene per niente. Ha le frecce, è vero? Non mi ricordavo che aveva le frecce. Aspettate. Io c'ho i barbari. Se magari non laggasse, magari. Dai. Ce l'abbiamo fatta. Allora, mettiamo la Tesla qua. Ragazzi, se parlo poco è perché ovviamente sono concentrato. Poi mettiamo qua. Mettiamo la zap. Comunque questo deck è buono, ragazzi. Potete anche vederlo. Cioè, io riesco a difendermi perfettamente. Non mi ammazza. Ok, meno male. Sì, prova tutto quello che vuoi, ma tanto non mi fai niente. Vabbè. Pareggio, ma finché non abbiamo perso, va bene. Anche il pareggio a me va bene. A parte questo qua era un livello 8, quindi. Cioè, non potevo vincere a prescindere. Cioè, mi shottavo. Soltanto la torre mi shottava i goblin, quindi. Mi one shottava, anzi, goblin. Allora, direi di farne un'altra. E mi raccomando, Clash Royale, mettimi altra gente. Ecco, questo qua è di livello 7, per esempio. Sì, good luck, ma good luck cosa? Che perdo io contro di te. Fuck. Sapete che faccio? Io voglio giocarmela così. Voglio vedere se me li shotta. No, ok, non me li shotta, a posto. Allora, intanto, per fortuna che non si è difeso, perché così io potevo... Questo qua usa la mia stessa tecnica. Clash Royale, non laggare, piazzami subito le truppe. Non ci credo. Non ci crederò mai. Ragazzi, quando succedono ste cose, a me dà fastidio, perché Clash Royale mi lagga in una maniera assurda. Sarà perché sto registrando? Non lo so. Ma quando non deve mettermi le truppe, quando voglio io, veramente c'è da sclerare. Sì, vabbè, usa pure la zap, già che ci sei, va bene, a posto. Abbiamo perso. Ma possiamo difenderci. Sì, ora il mio drago arriva, mi fa danno. Mi toglie 700, 605, 200 di danno mi toglie. Perché ce l'aveva al 2. Ora, Clash Royale, mi raccomando, le truppe, piazzamele magari un anno dopo, così magari il tempo che finisce la partita ancora devo piazzarle. Barbari. Ecco, io l'avevo detto che me le piazzava dopo. Niente, questo qua credo che abbia il mio deck, però soltanto modificato di un poco. Devi piazzarmela subito la zap, Clash Royale. Ora. Goblin... Me lo devi piazzare subito.
Sì, well played. Tanto lo sai che hai vinto tu, quindi non ti posso fare danno io. Perché lagga Clash Royale, se non ci... Perché ha messo due bombaroli? C'è l'utilità di aver messo due bombaroli. Ah, capito come vuoi giocare. Piazzamene le truppe, Clash Royale, mamma mia che sei. Perché Clash Royale quando decide che ti vuole far perdere, ti fa perdere, non... però adesso aspettate, adesso gli deve arrivare così tanta roba che lui manco può respirare. Manco potrà respirare lui. E di questi quattro... vabbè, ma come fa a piazzarmeli subito? Se non sbaglio l'orda di sgherri costa 5. Lui dopo che mi butta tutte ste robe, come fa a ributtarmi il baby drago? Vabbè, a sto punto ragazzi io faccio così, ma tanto abbiamo perso comunque. E appunto, lo sapevo, lui aveva la zap del cacchio. Sì, vabbè, tu distretti con quel bombarolo che non serve a niente. Ma perché me le piazza dopo le truppe? Clash Royale, mamma mia che rompi palle. Vabbè, sì, tanto tu la terza corona non me la fai. Niente ragazzi, Clash Royale oggi mi odia perché me li fa piazzare subito dopo le truppe. Magari perché lui aveva un deck che contrastava il mio. Ma volendo, se non laggava, io potevo anche arrivarci alla torre. Ma no, Clash Royale quando vuole farti perdere, ti fa perdere. Pazienza, non ci possiamo fare niente. Vabbè ragazzi, detto questo il video si può concludere qua. Io vi prometto che la prossima volta romperemo il culo a tutti quelli che incontreremo. Fidatevi, cercherò di non farlo laggare sto gioco, perché qualche volta quando lagga mi sale il nervoso come adesso. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, soltanto per lo spacchettamento, perché poi le partite sono state veramente una merda. Spero che questo video vi sia piaciuto, condividete questo video con i vostri amici. La tosse sempre nell'outro deve essere. E che palle. Quindi, detto questo video, spero che vi sia piaciuto. Lo condividete con i vostri amici, lasciate tantissimi like, se vi è piaciuto ovviamente, perché a alcuni può essere che non è piaciuto manco, e capisco il perché. Commentate, mi raccomando, e scrivetemi soprattutto perché lagga quando registro. Può essere che il programma di registrazione che uso, non lo so. E niente, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, e speriamo che non laghi più, Dio santo.